Ben trovati a questa edizione del TG Noi in apertura. Una notizia di cronaca dalla città di Viareggio perché cambia volto uno dei principali accessi alla città. Potete leggere la notizia anche sul nostro sito www.noitv.it. L'amministrazione del Ghingaro ha infatti concluso un accordo con Unicoop Tirreno per la realizzazione di una nuova viabilità attorno al centro commerciale attuale. L'accordo prevede rotatorie, la sistemazione e la ristrutturazione dell'immobile, poi una pista ciclabile di collegamento con la Cittadella del Carnevale e un sottopasso a servizio della mobilità dolce. L'investimento totale è di circa 2 milioni di euro. Passiamo adesso a Lucca, la cronaca riguarda una notizia su cui avevamo già indagato nei giorni scorsi perché si erano verificati dei furti nel cimitero di Lammari. Adesso i carabinieri hanno colto in flagranza di reato un'intera famiglia. Il servizio di Egidio Conca. I carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano smontando oggetti d'arredo dal cimitero di Lammari. Era un'intera famiglia di Fucecchio. La madre di 75 anni faceva da palo. I figli di 44 e 46 anni rubavano tra le tombe del cimitero oggetti di rame, ottone e marmo che poi potevano rivendere. I tre sono stati sottoposti a fermo di polizia e i militari stanno adesso indagando per verificare se sono responsabili di altri furti verificatisi nei cimiteri della Piana di Lucca. Di certo, dalla perquisizione della loro abitazione sono saltati fuori altri oggetti simili. Secondo le prime ipotesi, i tre erano dediti a rivendere quanto trafugato nei cimiteri. L'allarme per i furti al cimitero di Lammari era scattato qualche giorno fa. I ladri avevano rubato statue e divelto vasi e lapidi, senza nessun rispetto per i defunti. Una quarantina almeno le tombe prese di mira. La razzia aveva suscitato l'indignazione dei parenti dei defunti e di tutta la comunità capannorese e i carabinieri avevano intensificato la sorveglianza della zona, fino a quando hanno colto i due fratelli e la loro madre in flagranza di reato. E adesso ci occupiamo di scuola. Sono oltre 60 i cantieri e i lavori aperti per la messa in sicurezza degli istituti scolastici sparsi su tutto il territorio comunale. Sentiamo il servizio. 1.900.000 euro, tanto ha stanziato l'amministrazione comunale per una serie di interventi per la manutenzione e il miglioramento funzionale di scuole di infanzia, primarie e medie dei 7 istituti comprensivi del territorio. I cantieri aperti sono 60 e riguardano sia gli interni che gli spazi esterni degli edifici scolastici, interessando la parte edile, tetti, impermeabilizzazioni, rifacimento bagni, i servizi, ascensori e l'impiantistica, impianti termici, idraulici ed elettrici. A queste risorse messe in campo vanno poi aggiunti altri 460.000 euro che Lucca Riscossioni e Servizi utilizzerà per migliorare specificatamente gli impianti elettrici ed adeguarli alle nuove normative. Quest'anno con quella somma praticamente intendiamo dare una sistematina a un certo numero di tetti, rifaremo degli infissi in diverse scuole. Poi altro lavoro importante è tutta la parte che riguarda l'impiantistica elettrica. Abbiamo un investimento importante insieme a Lucca Holding Servizi su questo settore qui, in maniera da migliorare un po' tutti gli impianti elettrici. Poi abbiamo interventi che riguardano sia le recinzioni, sia i servizi igienici, dove stiamo sostituendo in parecchie scuole le vecchie turche che non sono più utilizzabili da parte dei bimbi. Restano escluse da questi interventi le misure per l'adeguamento anti-Covid. Su questo fronte l'amministrazione sta infatti lavorando tramite l'assessorato alle politiche educative per ottenere dal governo ulteriori risorse dedicate. Stiamo lavorando insieme all'assessore Vietina per valutare un po' i lavori insieme a tutti i dirigenti delle scuole che ci stanno fornendo praticamente un inquadramento generale delle opere da realizzare. Stanno arrivando i primi, diciamo in questi giorni, le prime note dei diversi poli scolastici e quindi appena abbiamo tutta la situazione creeremo un po' un progetto al fine di poter sistemare un po' anche questa situazione per far sì che a settembre le scuole possano ripartire regolarmente. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta nella periferia di Lucca sta provocando diversi disagi ai cittadini che non si vedono ritirare appunto i rifiuti da ben 8 giorni. Sentiamo Egidio Conca.
Altro che rivoluzione della raccolta porta a porta. Qui dal 6 luglio a ritirare i rifiuti non è più passato nessuno. Ci troviamo in Corte Pera, a San Donato, ma la situazione è simile a quella di altre corti o traverse del comune di Lucca. Signora, questa è tutta roba sua? Sì, e qui è da quando è cominciato il nuovo percorso della spazzatura dal 6 di luglio e non viene più nessuno. Ho fermato anche un operatore ecologico sulla strada chiedendone informazioni e mi è stato risposto che i mezzi sono cambiati e che non possono più entrare nelle corti e non ci possono fare niente. A lei che cosa hanno detto? L'ho portato in corte, ha guardato, ha visto e mi ha detto che alla fine del servizio a mezzogiorno, questo era sabato mattina, avrebbe comunicato al sistema ambiente di questa cosa, però se l'ha comunicato non lo so perché qui non è passato ancora nessuno, questo è il problema. Insomma, in alcune corti o in alcune traverse delle strade principali della periferia lucchese, da 8 giorni i rifiuti si accumulano. Probabilmente il nuovo sistema per entrare a regime ha bisogno di tempo. Il fatto però è che i disservizi sono stati segnalati da diversi giorni senza che sia stato posto rimedio. C'è anche chi ha provato a contattare telefonicamente Sistema Ambiente, ma con scarsi risultati. L'ho chiamati per tre volte segnalando questo disagio che da quando è iniziato il 6 luglio il calendario rosso nella corte non raccoglievano più spazzatura e siamo circa una decina di famiglie. Mi hanno detto che avrebbero segnalato e che comunque all'inizio ci sarebbe stato un po' così, essendo un nuovo calendario, un po' di disguido. Ho detto va bene, insomma la prima settimana ci sta. Tutte e tre le volte mi hanno detto questa cosa, però adesso siamo alla seconda settimana, ancora non si è visto nessuno, ho provato a richiamare e adesso quando si cerca di chiamare e parlare con l'operatore la linea in automatico cade. C'è anche da dire che il nuovo porta a porta sta procedendo regolarmente su gran parte del territorio interessato. I guai si stanno verificando solo in alcune zone, forse a causa della scarsa dimestichezza del personale che è stato spostato a zone diverse da quelle abituali. Ora però, dopo 8 giorni dalla partenza del nuovo sistema, non è più tollerabile che questa situazione prosegua. Ora, non è che in tempo di Covid noi si deve vivere. Se giriamo con le mascherine, giriamo con i disinfettanti in borsa, con i disinfettanti in macchina e poi dobbiamo vivere in un affare del genere. Non è possibile. E le difficoltà vengono confermate anche dalla dirigente tecnica Caterina Susini, che però promette anche rapidi interventi. L'abbiamo contattata, sentite che cosa ci ha risposto. Buonasera, intanto ringraziamo tutti i cittadini del Comune di Lucca per aver accettato di buon grado il cambiamento che c'è stato dal 6 di luglio, cambiamento che come sapete e come vi ho detto più di una volta porterà dei benefici quantomeno nel calmierare i costi comunque della raccolta, benefici che derivano dalla separazione del multimateriale pesante in multileggero e vetro. Purtroppo sia la settimana scorsa che i primi 2 giorni di questa settimana abbiamo avuto alcune utenze che a giusta ragione hanno lamentato i mancati ritiri. Questo è dovuto sostanzialmente al fatto che avendo consegnato 3 calendari e avendo ridisegnato Sistema Ambiente tutte le zone di raccolta, alcune strade secondarie che non appartengono a un vero e proprio viario non sono state specificate correttamente nelle disposizioni degli operatori, quali si sono giustamente ritrovati a non doverci passare perché non sapevano effettivamente di doverci passare. Stiamo cercando di risolvere il prima possibile queste situazioni, di definire nel servizio. Fortunatamente questi casi sono limitati, anche se ovviamente per le utenze che li hanno subiti questi disservizi sono molto gravi e noi cerchiamo appunto di risolvere. Faccio un esempio: appunto Via delle Cornacchie è una strada al confine fra la zona gialla e la zona rossa, è rimasta una corte appunto al confine alla quale è stato consegnato il calendario della zona sbagliata e che appunto ce ne siamo accorti dopo aver purtroppo ricevuto da questa corte diverse segnalazioni. Ci scusiamo ancora per i disservizi che abbiamo arrecato, capiamo che ci sono delle cose ancora da sistemare, speriamo appunto nelle prossime giorni senz'altro di definire tutto alla perfezione. Intanto ringraziamo quelli che stanno attivamente partecipando davvero alla separazione del multimateriale con ottimi risultati.
E restando in tema di rifiuti, la Proloco di Coreglia sta promuovendo attività ecologiche e salutari. Infatti si è tenuta una passeggiata a Lucignana, nel cuore della Valle del Serchio, dove oltre alle bellezze del territorio si è provveduto anche a raccogliere i rifiuti rimasti per strada. Sentiamo Guido Casotti. Proseguono le iniziative della Proloco di Coreglia con finalità ecologiche e salutari. Domenica scorsa un gruppo di persone si sono ritrovate nella frazione di Gromignana per affrontare una passeggiata ecologica che aveva lo scopo di raccogliere anche rifiuti gettati da automobilisti, definiamoli distratti, lungo la strada. La comitiva ha fatto poi visita al suggestivo romitorio di Sant'Ansano, collocato sul colle della Lecciaia, in quanto l'antico edificio è circondato interamente da lecci. Con lo scopo anche di ripulire dopo una colazione volante, i volontari hanno proseguito il percorso verso Lucignana, dove la nostra troupe è stata salutata dall'omaggio scultoreo inciso su questa pietra dedicato a Noi TV. A ravvivare il centro storico due artisti all'opera, Graziano Marchetti e Michele Favilla. Il primo, con la sua motosega, realizza opere d'arte, raffigurando molto spesso animali tipici del territorio, ma anche figure di fantasia molto particolari, quasi strane. Ma cosa sono? Ma perché io come sono? Non sono strano? Più strano di me dove lo trovi? No, mi piace, no, perché non c'hai un qualcosa da rispettare. La tua fantasia va dove ti va la motosega, capito? Proprio così. Graziano e Claudio hanno allestito per l'occasione un mercatino anche a scopo benefico, ma soprattutto opere frutto di tanta passione. Sì, è una passione che è venuta così. Siamo qui senza far nulla, siamo in pensione e qualcosa c'è da passarlo il tempo in qualche maniera. Poco più in basso è nata da poco una straordinaria libreria ideata dalla poetessa Alba Donati. Nonostante l'edificio abbia subito un piccolo incendio a gennaio, oggi è meta di turisti che provengono da mezza Italia. Vengono da tutta Italia, è incredibile. Il più vicino sono quelli di Pisa, Livorno, Lucca, eccetera, però sono venuti da Assisi, da Modena, da Reggio Emilia, da Milano. Alla fine l'iniziativa organizzata dalla Pro Coreglia ha centrato il doppio obiettivo di unire l'iniziativa ecologica con quella culturale e la valorizzazione di Lucignana, oltre al bellissimo romitorio di Sant'Ansano, che è assolutamente da visitare in tutta la sua bellezza e storicità. Adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra poco con la seconda parte del nostro telegiornale. Ben ritrovati, seconda parte del TG Noi e l'apriamo con una pagina che riguarda la cultura e lo spettacolo. La prossima domenica, 19 luglio, a Villa Bertelli, il concerto di Luigi Nicolini, un viaggio nella musica da film. Sentiamo Massimo Mazzolini. Una serata tutta dedicata alla musica del cinema con brani tratti dalle più famose colonne sonore. Il concerto show dal titolo Viaggio nella musica da film andrà in scena domenica 19 luglio con inizio alle 21:30 nello splendido e fresco giardino di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Al pianoforte il maestro Luigi Nicolini, per anni pianista della trasmissione condotta da Paolo Limiti, ci vediamo in TV. Sarà un percorso attraverso alcune tra le più belle melodie che hanno accompagnato le pellicole cinematografiche di vari paesi, quindi affronteremo musica di varie nazioni, di vari compositori, e sarà anche un modo da parte mia per contestualizzare i singoli brani prima dell'esecuzione, quindi parlare anche di alcune curiosità che li riguardano, curiosità che magari io conoscevo essendo nel settore, ma molte delle quali ho vissuto in prima persona negli anni che ho trascorso su Rai 1. Viaggio nella musica da film è un concerto che ha l'obiettivo di ricordare e celebrare la musica da film e il cinema. In generale, è un'occasione importante per ricordare il grande Morricone appena scomparso. Il concerto è all'aperto, quindi non ci sono problemi, pianoforte solo, un biglietto è a 10 euro e sarebbe meglio prenotare per chi avesse intenzione di esserci. Ecco, tra le colonne sonore scelte, quelle più importanti quali sono? Ce ne saranno di nuove, qualcuna non la svelo perché vorrei che rimanesse una sorpresa, ma ovviamente mi permetterò di dire, penso che sia anche così un fatto dovuto, ci sarà anche un omaggio al grande Ennio Morricone che è recentemente scomparso. Preferisco non citare titoli perché ho intenzione di mantenere una sorpresa, perché le sorprese vi assicuro ci saranno. E proseguiamo sempre con l'agenda della cultura perché è stato presentato il programma del Gran Galà Lirico dedicato a Puccini che si terrà il 26 luglio in piazza San Martino. Sentiamo il servizio. Un Gran Galà Lirico all'aperto dedicato a Puccini nella suggestiva cornice di piazza San Martino.
L'evento, in programma domenica 26 luglio, è stato presentato al Teatro del Giglio. La serata, oltre che dal teatro, è promossa dal Comune di Lucca con la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini e il Teatro Carlo Felice di Genova e con il sostegno della Banca del Monte di Lucca. Protagonista in Piazza San Martino sarà la soprano bulgara Sonia Ionceva, una delle interpreti liriche più acclamate al mondo in questo momento. Al suo fianco il tenore barghigiano Marco Ciaponi. La musica sarà quella dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa. Il programma prevede alcune delle pagine vocali e orchestrali più celebri del repertorio del maestro, da La Bohème a Madame Butterfly, passando per Tosca, Suor Angelica e Manon Lescaut. È un concerto che è sicuramente un punto di arrivo e un punto di partenza. È un punto di arrivo per quanto riguarda tutta l'attività pucciniana che il Teatro del Giglio in tutti questi anni ha svolto e ha portato all'attenzione del pubblico. È un punto di partenza perché dal 26, da quest'anno, parte la lunga cavalcata che ci porterà al 2024 ai festeggiamenti dell'anno pucciniano, del centenario della morte del maestro Puccini. La vendita dei biglietti per assistere al recital, 25 euro, inizia mercoledì 15 luglio. E adesso passiamo allo sport. Alessandro Remaschi è il nuovo presidente del Givi Borgo, attuale amministratore, assume la presidenza attraverso un percorso naturale di rotazione degli incarichi. La società ringrazia i due precedenti presidenti, Pieri e Nieri, per l'impegno umano e il sacrificio profuso, pieno di risultati positivi rilevanti, come la fusione, le vittorie dei campionati e la permanenza per ben 5 anni in Serie D, ovvero la Serie A dei dilettanti. Sempre per lo sport, il rally Città di Lucca. Sentiamo Guido Casotti. Conto alla rovescia ormai gli sgoccioli per Rudy Michelini in vista dell'avvio del campionato italiano Rally 2020. Il portacolori della scuderia Movisport, atteso alla prima tricolore del 24 luglio, sarà parte integrante della Coppa Città di Lucca, contesto che lo ha visto vincitore in ben 9 occasioni. L'impegno sarà affrontato, vista la vicinanza con l'appuntamento inaugurale della massima serie, il Rally di Roma Capitale, dando priorità all'aspetto tecnico, cercando conferme nelle soluzioni che verranno adottate in concerto con il team PR Racing sulla Volkswagen Polo R5, dopo ben 8 mesi di inattività agonistica. Ad affiancare il driver lucchese nell'appuntamento casalingo sarà Michele Perna, copilota chiamato ad un impegno stagionale rivolto alla serie tricolore asfalto. Per Rudy Michelini, la Coppa Città di Lucca sarà l'occasione di assaggiare la vettura tedesca dopo le due precedenti esperienze della stagione scorsa, il Rally Città di Pistoia e il Trofeo Maremma, entrambe archiviate sul gradino più alto del podio. 9 vittorie assolute su 17 partecipazioni. Rudy Michelini sulle strade della Coppa Città di Lucca sarà l'uomo da battere, più precisamente lo è dalla stagione 2007, quando si impose affiancato alle note da Massimo Concaro. Poi tante vittorie con il fido storico navigatore Michele Perna fino allo scorso anno, nel 2019, quando con Luca Spinetti trionfò sulla Skoda Fabia R5. Rudy cerca la decima e la sensazione giusta per un CIR 2020 da protagonista. 108 per la scuderia Pro Racing. Mauro Lenci e... Ed era l'ultima notizia per questa seconda parte del nostro telegiornale. Qualche istante di pausa, a tra poco.